Primo tempo BBC contro Porcellona, risultato di 5-0 portiere. 5-0, state dominando, cosa si deve fare nel secondo tempo? Per ora non sono stato impegnato, abbastanza facile. Veramente speriamo che continui così anche il secondo tempo. Va benissimo, grazie, in bocca al lupo. Saluto a qualcuno. Andiamo da 5-0. Andiamo da qualcuno. Io! Stiamo da pacciso. Va benissimo. Ci vediamo dopo per BBC contro Porcellona. Ciao ragazzi, siamo qui al termine della partita che ho visto affrontarsi Porcellona e BBC. Porcellona stravince grazie a una grandissima prestazione di Scotto Giovanni, quello dei suoi muti. Muto avete perso con diciamo un grande divario, però c'è l'attenuante che era la prima partita, quindi bisogna conoscersi meglio. Sì, vabbè, ma ce non toglie oggi, ci hanno messo tutto dal punto di vista del gioco. Vabbè, possibilmente il risultato è quello che è. Vuoi salutare qualcuno? No, no, va bene così. Grazie. Ciao. Ciao, bravo. Ascolto, passiamo a te, grandissima partita. Oggi molto molto rimaneggiata rispetto al solito. Eravate solo tu e tuo cugino Vincenzo della formazione titolare. Avete fatto però una grandissima partita, come nel vostro stile di gioco, cosa ne pensi? Niente, che mi trovo benissimo a giocare con mio cugino. Anche la squadra avversaria non è stata male, però siamo stati bravi. Nonostante tutto quello che avete fatto, comunque avete preso anche moltissimi pali, quindi voleva finire in un modo diverso. Secondo te, se c'è da aggiustare qualcosa, cosa si deve aggiustare? Ma niente, questa, anche questa squadra mi è piaciuta, è tutto regolare. Va bene, chi vuoi dedicare quelle prestazioni? A nessuno in particolare. Ciao e grazie. Ciao ragazzi.